strano. Sì, è sorprendente. Neanche un giapponese. Eppure solo qualche anno fa era piuttosto raro trovare un turista europeo su questo battello. Adesso sono tutti polacchi, cechi, inglesi, tedeschi orientali. Bisogna capire l'euforia del dopomondo. Ma non so davvero quanto potrà durare. Tutto questo fermento mi dà la sensazione di una di quelle feste dove chi è fuori non vede l'ora di entrare e chi è dentro non vede l'ora di uscire. È molto difficile per entrambi. Come per noi due, signor Schultz. Nel nostro caso, mi consente, è molto più semplice, signor Bonelli. Lei compra e io vendo. Sì, ma il mio giornale compra al buio. Cioè, anche se paghiamo, chi ci garantisce che avremo quel dossier? Nessuno, purtroppo. Ma lei sa molto bene che ci sono i suoi colleghi dell'AIFE, proprio da ieri, anche quelli del Weekly Magazine, che si sono fatti avanti e sono disposti a chiudere questa operazione senza alcuna garanzia. Ah, ma lei non deve preoccuparsi. Lei è arrivato prima, signor Bonelli. E anche se le sembrerà strano, ho anch'io una mia etica professionale. Come procediamo? A pagamento avvenuto. Lei non dovrà fare altro che prendere un taxi. Deve stare tranquillo, pensiamo a tutto noi. Questo è il suo nuovo passaporto. Naturalmente dovrà trasferirsi in un altro albergo. Le consiglio il Kempinski, forse il migliore in questa zona di Berlino. Splendida giornata! Prova, signora.